questione sollevata oggi ci dice che la mafia in Toscana c'è. E da consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle siamo allarmati per questa presenza della mafia in Toscana, ma ancora di più del fatto che chi governa da 70 anni questa regione non si accorge che la mafia c'è o fa finta di niente. Volevo raccontarvi un evento accaduto ultimamente. E grazie a una nostra segnalazione in regione è partita una maxi inchiesta sullo sversamento dei fanghi tossici e l'incenerimento di scarti del cartario che non sono assolutamente a norma. L'inchiesta è stata promossa e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia non perché non sapevano a chi farla fare, ma perché alcune imprese coinvolte in questi traffici erano legate allo scandalo della Terra dei Fuochi campana, dove il business era portare lì scarti anche delle industrie toscane sotto la direzione dei casalesi. Il PD ci ha detto che non esiste una Terra dei Fuochi toscana, ma negli atti dell'inchiesta si legge che addirittura un campione di fango prelevato da un campo a Montaione, nella provincia di Firenze, aveva idrocarburi 200 volte oltre il limite di legge. Abbiamo chiesto la costituzione di parte civile da parte della regione toscana nei procedimenti relativi e soprattutto la presenza della commissione Comafia in Toscana, che fortunatamente avremo grazie al consueto coordinamento fra i livelli istituzionali del Movimento 5 Stelle, ma non grazie al PD, che ha bocciato anche questa richiesta. Al pari, e questo è scandaloso, lo dico da cittadino, di quella di un'indagine epidemiologica per capire anche la portata sanitaria di quanto è avvenuto. Io vado a concludere dicendo che porteremo in Consiglio regionale l'interrogazione elaborata da Mario Giarrusso, perché vogliamo risposte sulle specifiche responsabilità della Regione sulla vicenda. Siamo intervenuti sul tema delle grandi opere perché siamo a favore dello sviluppo del porto di Livorno, ma siamo contrari alla darsena Europa. E l'abbiamo fatto dicendo un grande no al governo Renzi, che è incapace di esprimere una strategia nazionale in tema di porti, e questo mette a rischio tutto il sistema paese, in particolare il porto di Livorno. Quindi un'assenza di una strategia nazionale fa sì che Genova, La Spezia, Livorno, Savona, Piombino continuano a farsi concorrenza, sebbene siano tutti porti vicini uno con l'altro. Allora, anche a fronte del recente fallimento del colosso dei trasporti coreano Hanjin, noi diciamo che questa crisi mondiale è in atto e serve rispondere con un modello di trasporti, di produzione e di consumi completamente diverso da quello attuale. Il Corpo Forestale dello Stato dal 1 gennaio 2017 verrà sciolto, in parte all'interno dell'Arma dei Carabinieri, in parte all'interno di altre forze, a causa del decreto Madia, che ha disposto tutto questo. Le conseguenze saranno la militarizzazione di uomini e donne che passeranno sotto l'Arma dei Carabinieri e soprattutto la dispersione di tutte le competenze che sono state accumulate nei decenni da questa forza dello Stato. È necessario che almeno una regione intenti un ricorso di fronte alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni in merito alle competenze tra Stato e Regione. La Regione Toscana, bocciando la nostra mozione, non lo ha fatto. Aspettiamo che una regione coraggiosa faccia questo e blocchi quello che sta accadendo adesso al Corpo Forestale dello Stato. Questa settimana emergenza sangue, nostra interrogazione a cui Saccardi risponde che fondamentalmente avevamo ragione. Una sorta di assenza di pianificazione e programmazione ha comportato una cosa immorale, una cosa antietica, cioè il doversi ritrovare a gettar via la generosità dei toscani. È una cosa che ha infastidito fondamentalmente tutti e su cui evidentemente avevamo ragione a voler sottolineare la fallacia del sistema. Abbiamo anche avuto modo di sentire la Saccardi in una risposta su una mozione che è stata rifiutata sulla guardia pediatrica, in cui in maniera direi insolente e un po' arrogante ha affermato che le guardie mediche non servono a nulla, sono inutili o addirittura un uso inappropriato dei pronto soccorsi pediatrici a causa di mamme ingovernabili. Credo che le affermazioni dell'assessore siano assolutamente inaccettabili e ne riparleremo senz'altro in futuro. Il gruppo del Movimento 5 Stelle è abituato a guardare il contenuto delle mozioni e non qual è il timbro, il marchio, l'emblema che c'è sulla destra, voterà questa mozione favorevolmente. Perché riteniamo che questo sia assolutamente una mozione da appunto approvare, ma abbiamo anche provato ad chiedere al gruppo della maggioranza di emendare questa proposta
in quanto riteniamo che quello che è l'attuale servizio che le videosorveglianze, i sistemi di controllo possono offrire, esclusivamente quello di, una volta successo il guaio, il danno, andare a ricercare gli eventuali colpevoli. Invece la nostra proposta era quella, e riteniamo che sia è auspicabile che possa essere applicata, e pertanto la volevamo anche spiegare velocemente, era quella di fare in modo che questi servizi di videosorveglianza fossero direttamente collegati ai centri di controllo. Voglio pensare a quello che è un servizio come il 118, che possa immediatamente attivare non l'ambulanza, sperando che non ce ne sia bisogno, ma la pattuglia più vicina di polizia, come possono essere i carabinieri, la guardia di finanza o la stessa vigili urbani, eccetera, per fare intervenire immediatamente nella stazione o il treno che sta arrivando nella località dove possono intervenire, affinché possa essere poi in un certo senso ulteriormente aumentato quello che è la prevenzione che questo sistema di videosorveglianza dovesse essere. Questo che era l'emendamento che avevamo proposto non è stato accettato. Comunque votiamo favorevolmente alla mozione del Partito Democratico. Mi sembra di essere tornato indietro di molti anni, alla fine della guerra, l'ultima guerra mondiale. Ci fu una festa come questa e c'era tanta gente come siete voi, felici, pieni di gioia. Non dico speranza, la speranza lasciamola a parte, di certezza. Si sarebbe rovesciato tutto, non ci siamo riusciti. Fatelo voi, per favore! Fatelo voi! Ribaltate tutto, per favore! Io mi ricordo che in quell'occasione c'erano 4 contadini che sono arrivati qua con altri contadini e portavano 6 piante. E l'hanno piantate una qua, una là, una là, una là, poi sono sparite. Le piante erano il segno del si ricomincia. Vorrei anche che questa sera ci fossero quelle piante piantate per dire si ricomincia da capo. Grazie, grazie! Ma da dove prende tutta sta forza sto matto, ragazzi? Una forza incredibile!